Bentornati in mia stanza e scusate se sono tipo zombie e senza un po' di voce, ma ieri ero al Cosplay Paradise, ovvero l'evento che organizzo e presento nella mia città, quindi sono completamente sfatta. Ieri sono tornata tardissimo ed ero stanchissima, quindi sono un po' così, come vi vedete, sono un po' sfatta. E oggi comunque vorrei fare per voi i prodotti finiti. Sono un po', ne ho accumulati un po' dall'ultima volta, ma sono principalmente prodotti per i capelli. Cominciamo subito da questa linea dei Provenzali. Sono due, vi rifaccio vedere tutti e due perché tanto mi sono piaciuti entrambi. I Provenzali, quello con i semi di lino, questo è lo shampoo e questo è il balsamo, quello più scuro. Fanno i capelli morbidissimi, poi usati in combo sono davvero fantastici. E questi sono per capelli tinti e danneggiati, quindi perfetti per i miei capelli che ormai li maltratto da un bel po' d'anni. Quindi sono cruelty free, ovviamente come tutti i Provenzali cruelty free, vegani, sono anche, qua non leggo, energia pulita e cose varie, quindi sono davvero fantastici. Promossissimi. Poi altro shampoo è quello della BioQ, che non so se ha cambiato nome, ma mi pare di sì, sempre cruelty free, vegano, eccetera eccetera. Questo è shampoo all'argan per tutti i tipi di capelli, arricchito con oli essenziali ed estratti glicerici, anche questo buonissimo, faceva i capelli davvero fantastici, anche se se usato in combo con il suo balsamo ho notato che un po' li appesantiva, però lo shampoo è davvero buono. Questo ha un buonissimo odore oltretutto, davvero consigliato. Poi sempre per i capelli un balsamo, questo così con la pompetta, quindi anche abbastanza non semplice, però abbastanza comodo da usare nella doccia. Anche questo all'argan, questo è della Nat Q, qualità naturale, anche questo vegano, anche questo cruelty free, anche questo odore buonissimo. E come gli altri, anche questo mi piace moltissimo, infatti io l'ho già ricomprato, è già là nella mia doccia. E, anzi, questo forse ha un odore ancora più buono dell'altro, sì, è dolcissimo. Solo che tipo quando ero tanto così, dalla fine, la pompetta non prendeva più il prodotto, quindi ho dovuto aprirlo e fondamentalmente lanciarmelo sui capelli. Però davvero consigliatissimo questo. Poi, come struccante ho finito l'acqua micellare delle Acqualle Rose, molto buono, davvero molto buono, strucca tutto, cioè anche il waterproof vi strucca tutto. È buonissima, costa un po' per essere un'acqua micellare da comunque supermercato. Se non sbaglio questa, che è da 200 ml, costa 6 euro forse, quello dove l'ho trovato io, però è davvero buona. Questa non penso sia vegana né cruelty free, non c'è scritto niente, però c'è scritto 95% di origine naturale, con acqua distillata di rosa, senza parabeni e saponi, quindi questa è davvero consigliata. Poi, sempre struccante, ho provato questa, sempre acqua micellare, però della Venus, occhi, viso, occhi e labbra, deterge, strucca e tonifica, con acqua virginiana decongestionante per tutti i tipi di pelle. Questa non mi ha fatto impazzire, nel senso che rispetto all'altra non strucca subito il trucco waterproof, e anche con un mascara non waterproof devo rimanere lì a sfregare e sfregare un paio di volte per farla andare via, quindi non siamo così. Questa non penso la ricomprerò, anche se mi piace molto la pompetta, adoro le cose che posso fare in fretta per metterle dove devono andare, quindi magari tipo terrò questo e dentro ci metterò altro struccante. Poi tipo ho finito 3 burro cacao. I burro cacao sono la cosa in assoluto che io finisco più in fretta, perché cioè, sto sempre lì a mettere burro cacao, ho le labbra io come
come fossero il Sahara, sono deserte come la morte. Quindi, cominciamo. Questo è dei provenzali ed è quello al Rives Rosso. Questo era buono, mi pare fosse... cioè, se è passato tempo e non me lo ricordo. Sì, però questo era buono, idratava bene. Quelli dei provenzali generalmente mi piacciono, anche se con alcuni dei burro cacao ho avuto i problemi, tipo, come se fossero... sembravano vecchi, nel senso, avevano dei grani all'interno che facevano anche male. Infatti questo, se non sbaglio, sì, questo qua... l'ho messo praticamente, l'ho fatto sciogliere, dove di solito metto le Yankee Candle, le tartine delle Yankee Candle, l'ho pulito, ci ho messo il burro cacao, l'ho fatto sciogliere completamente come se fosse una candela e poi l'ho colato di nuovo qua dentro. L'ho colato di nuovo qua dentro ed era, sì, era molto più morbido perché si erano formate dei grumi di burro che erano davvero durissimi, quindi è buono, però se sono tutti così forse io mi sono beccata quello sfigato. Speriamo che non siano tutti così. Poi questo, che come vedete è senza etichetta, perché io, se c'è una cosa che adoro fare è staccare le etichette alle cose, era, se non sbaglio, un Blistex, se non mi cade, quello ai lamponi e lime, se non sbaglio. Generalmente non amo i Blistex perché non mi danno idratazione, è come se metto una patina sulle labbra ma non cambia niente, cioè una volta che si toglie le labbra sono completamente disidratate, quindi infatti li odio sempre e cerco di evitarli il più possibile per questo infatti mi è stato regalato, quindi l'ho usato per non sprecarlo. Poi questo qua è della Naturaline e l'avevo comprato al Conad, se non sbaglio, comunque in un supermercato, con non so cosa, perché c'era scritto sulla scatola le robe, però ci sono, dovrebbe essere naturale, quindi con prodotti naturali, solo che ha l'applicatore è così, quindi come i vecchi lucido labbra che si spreme ed esce. Solo che mi è capitato varie volte, quando ho cominciato a esserci più caldo, che il prodotto dentro si liquefacesse un po' e che quindi uscisse più liquido che il prodotto, il burro cacao in sé. Quindi ogni tanto succedeva questa cosa, però quando faceva un po' meno caldo si riprendeva. Però buono, anche se non mi fa impazzire questo genere di packaging, preferisco quelli che si svitano, diciamo, anche perché poi ho dovuto spremerlo fino all'orlo e quindi preferisco gli altri. Sto scivolando tutto. Poi ho finito un mascara, ho finito un make up, un cosmetico, ed è questo, è il mascara della Essence, il Get Big Lashes, quello waterproof. E io questo lo ricompro da sempre perché trovo che sia un buon mascara waterproof, anche se questo l'ultimo periodo era talmente secco che praticamente mi si sgretolava e l'ho dovuto buttare. Però generalmente io ricompro sempre questo come mascara waterproof perché davvero mi ci trovo molto bene, poi per quello che costa conviene, quindi probabilmente lo ricomprerò. Stiamo arrivando alla fine. Sì, ci sono solo un paio di prodotti. Questo è un bagnoschiuma al frutto della passione dell'erbolario, con estratti di frutti e fiori di passiflora. Sinceramente fa quello che dovrebbe fare un bagnoschiuma, quindi lava, però il profumo non mi fa impazzire. Generalmente io preferisco i profumi molto dolci, però non, sinceramente è un bagnoschiuma come gli altri, il profumo comunque non resta, non rimane per tutta la sera, o comunque non rimane dopo che uscite dalla doccia, quindi normale, uno come gli altri, e probabilmente costa anche di più di quelli che trovate al supermercato, essendo dell'erbolario.
Poi una cosa particolare che ho finito è una lima per le unghie. Questa era della Essence, della collezione di Biancaneve, se non sbaglio, perché c'è Biancaneve, da un lato c'è la cattiva, forse Grimille? Grimille? No, ne sono sicura, se sapete il nome tipo scrivetemelo qua sotto. E dall'altro c'è Biancaneve e hanno tipo step 1 e step 2, solo che ormai non limano più niente perché sono completamente lisce da tutti e due i lati, quindi è finita anche lei. L'ultimo prodotto, un altro prodotto della Essence di cui avevo sentito parlare molto bene, ed è questo, un tonico Essence Pure Skin, c'è scritto toner and powder anti spot, è scritto in inglese, quindi non è niente di particolare. Per quanto riguarda i tonici, non trovo che ci sia uno in particolare che mi sia piaciuto più degli altri, quindi non è male, però ovviamente per quello che costa, i prodotti dell'Essence costano tutti pochissimo, però questo in particolare non mi ha fatto impazzire, potrei provarne altri, quindi ne proverò altri. Oltretutto penso sia da shakerare perché generalmente rimane tipo qua, non so se lo vedete, che è bianco. Era quasi come un bifasico perché alla fine si accumulava tutta una parte bianca, quindi è sempre da shakerare. L'odore è normale, mi ricorda, è molto fresco, mi ricorda il limone o il lime, può essere. No? C'è scritto, va bene. Comunque un po' mi ricorda quello a me. Però ne proverò altri sicuramente. Bene, questo è tutto. Spero di avervi fatto passare quei 5-10 minuti in compagnia. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!